Buongiorno, questo è Frenaus e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno venerdì 12 febbraio 2022. Guardate un po' questo signore, questo Geroboamo figlio di Nebat, forse che è migliore di Salomone? Ma no, è permesso che possa agire anche come politico dell'epoca e che cosa fa? Siccome annualmente c'era il viaggio a Gerusalemme, nei santuari storici dei patriarchi, mette il vitello d'oro, cioè mette qualcosa che distoglierà il popolo da tornare a Gerusalemme, ovviamente perché non possa qualcuno pensare di potersi un domani riunire, cioè difende il potere che ha acquisito. Anche qui, no? Grande errore, la stessa cosa che aveva fatto Saul, primo re, no? Dio ti ha donato il regno, ma tu che fai? No, 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 questa è una cosa interessante. Me lo prendo, me lo tengo, me lo difendo, guai a chi me lo tocca. Purtroppo abbiamo sempre bisogno di toccare, abbiamo bisogno di conferme, abbiamo bisogno di conferme gestite completamente da noi. Geroboamo non fa assolutamente eccezione, anzi, fa ben di più, perché Geroboamo dice non abbandonò la sua cattiva condotta, continuò a prendere da tutto il popolo sacerdoti delle alture, a chiunque lo desiderava conferiva l'incarico e quelli diventava sacerdote delle alture e quindi ovviamente fa la svelta a recuperare il clero che gli manca e così si organizza in toto. Il popolo ha il suo culto, quello che naturalmente desiderava e che gli mancava dallo scisma con Gerusalemme, e lui ha la sicurezza del suo potere. Tale condotta costituì per la casa di Geroboamo il peccato che ne provocò la distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra, perché poi ci verrà raccontato anche questo. Il Salmo 105-104 ci ricorda questo passaggio comunque che il popolo in preghiera mette davanti a Dio. Abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso. Si fabbricarono un vitello sull'orbe, si prostrarono a una statua di metallo. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi. Il Vangelo di Marco ci propone la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci. Siamo proprio all'interno della sezione dei pani, capitolo 6-8 del Vangelo di Marco, e questa è appunto la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma noi ci fermiamo un attimo, ascoltiamo questo testo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino, e alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui, in un deserto?» Domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: «7». Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini, recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000 e li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. Dicevo appunto una seconda moltiplicazione che ha un paio di caratteristiche differenti rispetto alla prima. È molto più frugale, rapida e nello stesso tempo anche meno significativa dal punto di vista teologico. Non c'è scambio con gli apostoli, non c'è distribuzione, non c'è ricordo, per esempio, di gesti particolari da parte del Signore, perché dice: rese grazie, gli spezzò, li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Quindi è molto funzionale.
Perché questo ricordo? E questo ricordo, tra l'altro, all'interno di una prospettiva pagana, ecco, certamente più per i pagani. Beh, il pane di Dio viene distribuito attraverso l'azione di Gesù, ma a questo pane, come questa sezione ci mette davanti, può essere mangiato senza ipocrisia, vedi i farisei, e senza prepotenza, vedi Erode, cioè è possibile mangiarlo nella fede. E chi segue Gesù, anche se magari è pagano, viene da lontano, può accedere alla sua persona, basta che si lasci purificare il cuore attraverso la fede. Seguire Gesù significa poi essere nutriti da lui. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati. E sia così, ovviamente, anche per noi. Abbiamo finito anche questa quinta settimana del tempo ordinario. Io vi ricordo che alle ore 10 è in uscita la rubrica del domenicale Extra Large, che ci presenterà la sesta domenica del tempo ordinario. Io vi ringrazio per gli ascolti, per i commenti, per la simpatia che mostrate verso questa rubrica e questo canale e vi do appuntamento a lunedì prossimo. Intanto vi auguro una buona domenica.